Fanculo va, ma vaffanculo, ma, ma, ma muori! Salve a tutte ragazze e bentornati nel canale SentiGaming Io sono SS99, sono in compagnia di un carissimo amico James Lux. Il quale vuole introdurre alcuni concetti, alcune, alcuni particolari, insomma, riguardo a Battlefield 5, riguardo a questa beta, e anche riguardo al gioco futuro. Che non uscirà ora, ma uscirà a novembre, con diciamo, una posticipazione fatta da Dice. Si vede per vari problemi legati sempre al gioco, e James. introduci un po' il tuo discorso. Ok, certo. Innanzitutto, ciao a tutti ragazzi, eh, sono, sono James Lux. Abbiamo deciso io e Siu di, di fare questo video anche per ehm, spiegare meglio perché a noi non piace il BF5. Perché abbiamo notato che le reazioni sono state molto, forse un po' affrettate, magari poco ragionate. In questo video, cogliamo l'occasione di, di spiegare il perché non ci piace. Forse Siu si è anche fatto. Dalle emotività del momento, e magari ha perso qualcosa e ha eh, tralasciato tra il lato tecnico. Ma questo video che faremo oggi tratta il lato tecnico del diciamo. Gioco. Che non ho Quindi, che non ho sono andato, sono andato a prendere il pelo nell'uovo. Ho parlato generalmente, era una first impression, sì, parlando passore, gen generalmente. Ma la gente non ha avuto, diciamo. Una spiegazione approfondita del perché, e quindi uno non si fa delle domande, uno va subito: va ah no, ma te ha detto mm. questo, non va bene. Comunque ora si fa questo video per spiegare al meglio i concetti e il motivo non perché non ci mai. piace, che si vede la gente non ha capito subito il concetto e non glielo so spiegato per bene in questo video. Allora, ragazzi, innanzitutto faccio una piccola premessa. Eh, dal nostro punto di vista, DF5 è un gran bel gioco, ha degli aspetti positivi. Quello che a noi non è andato giù sono gli aspetti legati al gameplay, sono gli aspetti legati al gunfight, sono gli aspetti legati alle opportunità che si hanno durante gli scontri a fuoco. Poi possiamo eh, mettere tutte le medaglie d'oro alla DICE per le nuove innovazioni, le introduzioni i nuovi sistemi ci sta, veramente un gioco fatto bene dal punto di vista, diciamo, eh, di mappa, delle posizioni dei kit di rifornimenti, di approvvigionamento, il spot è stato tolto. Vabbè, da comunque punto di vista innovativo, Sono, sono stati introdotti sì. alcuni punti fortificazioni, diciamo, i mezzi, i veicoli. Sì, vabbè, qualche cosa ci di sta. giusto ci sì, può ci anche sta. stare. Poi i veicoli hanno... devono per forza ricaricarsi, se no camperano troppo, comunque ci sono degli aspetti generali di gioco che vanno bene. E una cosa che mi preme tantissimo eh, specificare è che eh, eh, il time to kill, cioè il tempo che si impiega a uccidere un avversario, è troppo basso. E qualcuno mi potrebbe venire a dire, ah vabbè, ma se il time to kill alto rendi il gameplay più frenetico, più istantaneo, o come dice sia una sega o un'altra, questo è il classico diciamo, giudizio. Eh, dato dal tipico giocatore che non ha men che minima idea di che cosa sia Battlefield o di come si giochi a Battlefield, ragazzi, il time to kill basso impone ai giocatori, almeno ai tre quarti dei giocatori, perché poi c'è sempre quello che pusha e, e gioca in modo aggressivo anche di squadra. Ma parlando dei tre quarti dei giocatori che ho incontrato da quando gioco questa beta, stavano. Tutto il tempo dietro ad una copertura ad aspettare che l'avversario gli venisse di fronte. Sempre, in tutti i casi di questi tre quarti che vi ho detto, stavano fissi dietro una copertura. E ragazzi, battlefield non, non funziona così. Perché con questo sistema, con questo time to kill, vince la staticità vince il posizionamento rispetto al gun on gun gameplay. Che cosa vuol dire gun on gun gameplay? Qualcuno si sta dicendo. Gun on gun gameplay è un, un sistema per cui il gioco deve funzionare da un punto di vista di gunfight. Battlefield, per via della sua complessità generale, non è adatto a un time to kill basso, perché gli stimoli a cui deve sottostare il giocatore sono troppi esplosioni, fuoco incrociato da 10 persone contro che si coordinano tra loro, eh, veicoli, comunque il time to kill basso è assolutamente negativo. Ma andiamo a parlare del gun on gun gameplay che stavo dicendo prima. Gun on gun significa arma contro arma. Con un time to kill basso essenzialmente vince quasi sempre quello che è camperato dietro una copertura. Oppure quello che ha una connessione più veloce della tua, perché ti spara il piedino, un colpetto camperato nel glitch e ti sciotta, Mentre un time to kill alto, che cosa impone un time to kill alto? Non solo devi controllare il rinculo, ma anche e soprattutto, ed è questo il, il, il punto principale attorno al quale ruota il concetto di Battlefield, ovvero il gun on gun, seguire il bersaglio durante i suoi spostamenti e ucciderlo possibilmente il più velocemente possibile. Che non che spari il colpetto al piedino e lo butti giù da camperato. E la freneticità si basa anche sul fatto della maestria, della capacità del giocatore di sparare alla testa o al petto. È lì la vera skill. È lì. <coughs> Scusatemi. È lì la vera skill. È lì il, il saper giocare a Battlefield. Perché fidatevi, se alzano il time to kill, non vedrete più camper non vedrete più shottatine easy al piede, non vedrete più di tutte le cazzate a cui abbiamo assistito in questi giorni, perché la gente o imparerà a sparare, nel senso che diventerà frenetica e qualitativa nel sparare mirando alla testa o al petto, perché quella si chiama freneticità, oppure cambia gioco. Però ragazzi, se voi andate a vedere i video dei vecchi Battlefield, notate benissimo che il time to kill di quei giochi non è assolutamente... Assolutissimamente comparabile a quello di BF5. Se devo aggiungere una cosa, ci sarà sempre eh. qualche haters, apro questa parentesi, che scriverà nei commenti e sono sicuro al 100%. Eh no, zio, però, però, questo è un gioco di simulazione reale. Eh, figa. Cioè, no, io no, 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 non no, posso pusharci, ci cioè, devo stare lì perché è reale. No, ragazzi, <ride> allora, mettiamo le cose in no. chiaro. Questo è un gioco, non è la guerra vera. Se voi vi fate le serie mentali sulla guerra vera, Sono cambiate gioco, se è arma, tipo sì, c'è un nuovo vende, gioco su so. PC che era World War 3, mi pare, un nuovo gioco che era simile a BF4. Si Sono giochi simulativi al 100%. <ride> al 100%. Battlefield non è un gioco simulativo, ma neanche per l'idea. È sempre stato un gioco arcade, ragazzi. Sempre stato un gioco arcade, ma nel suo modo di essere arcade... È molto, era molto skillato nella facilità del gameplay non, è, non emergono i giocatori bravi perché tutti sanno sparare tutti possono uccidere soprattutto il giocatore forte è vincolato alle stesse medesimazioni è un gioco a settori ragazzi push il punto 1 Prendi kit di munizioni, kit medici, ti metti dietro, dietro la copertura, aspetti, uno, due, tre. Push al settore successivo. C'è cioè, noioso, ragazzi. Devi, devi essere troppo, troppo statico. Troppo, ragazzi. Perché sto tempo kill discen fa discendere il fatto che uno debba stare fermo dietro la copertura. È un dato di fatto. Perché se push, non dico in campo aperto, non sto dicendo che bisogna pushare in campo aperto a Battlefield. So, non, non sto dicendo questo. Però. Se uno vuole già fare dei movimenti più, più dinamici, più come dire, ehm, molto più spinti, molto, che richiedono molta anche preparazione. Nel senso perché non posso es eh, eseguirli? Cioè, perché so che se faccio quel movimento, il camperone che sta lì, sopra la casa, sopra il treno, dietro la cassa di munizioni, a parte che ragazzi, mettono le mine nelle casse di munizioni Cioè, forse mi in mente, guarda, Madonna Coro! Lasciamo stare detto sto tanto kill ragazzi, è la rovina di questo gioco e automaticamente tutte le innovazioni, tutte le introduzioni apportate a questo gioco diventano una merda. I giocatori giocano come una merda. Io da quando ci no, gioco via. Ma non è per io non è che faccio il forte, non ho mai fatto il figo, non ho mai fatto il più forte, non ho mai detto che sono il dio di tutti, non ho mai detto neanche che sono un bravo giocatore. Però ragazzi, vi giuro che da quando gioco a sta beta, non ce n'è stato uno, uno, che mi abbia ucciso seriamente. Tutti sdraiati, tutti camperati, quello che ti sponchila la cassa di munizioni, il, il giocatore... Poi i, i bipodi sono diventati dei laser magicamente. Vabbè, lasciamo stare. se sì, sì, Rinculo alle stelle, lo si bipoda diventa la torretta fissa. Va bene, anche che realismo. Ma comunque James, qualcheduno so. ti dirà: ah, allora. scusami se ti disturbo. Qualcuno ti dirà: eh no, ma ora non puoi fare più il rambo della situazione. Quest, cioè, queste persone Guarda, che cazzi, commenteranno il rambo così. Che vedete... Aspetta, va, fa, fammi allora. spiegare a me. Queste persone che commentano così, sono le persone che hanno sempre fatto negativo fino a ieri. Con questa beta, ora possono anche loro shottare. Ragazzi, dite come cazzo vi pare. Scrivete sotto prima di aumentare, scrivete il vostro ratio, la vostra abilità, i vostri le vostre kill in minuto, i vostri punti in minuto prima di aumentare. Voglio vedere quanti voi avranno un ratio superiore a 2. Sono curioso. Sono curioso, secondo me non ne arriva neanche all'1% delle persone com che commentano che avranno un ratio superiore ai 2. E con abilità dalle 400 in su, ma a secondo da me nessuno, nessuno, tutti fermi, tutta a fare i babbo, ragazzi. Battlefield, per me si ferma a BF4, per me. Per James, vabbè, a BF3, vabbè, sono punti di vista, anche se BF3 e BF4 erano più o meno similari in tanti aspetti. Però, Facciamo, ragazzi, sì. in BF4 io mi ricordo si fusciava, cioè, chi stava fermo camperato veniva bannato dal server, ma non dal mio Si pushava coi jump. Che sì, è una cosa di diciamo, certo. jump, piace, coi tv Però si pushava. Però si, cioè. E eh. eh che cazzo, eh però andavo, io. Mi ricordo eh. in una nazione di prigione per andare sulla sci, ma si faceva la gara delle Formula 1, cioè quello che correva più veloce. Aveva fatto <ride> abilità per correre più veloce. una donna scattava, sembrava un treno. Per andare su C, per prendere prima la posizione della torre e per ucciderli tutti. Cioè, era una cosa bellissima perché si pushava, non ce ne fregava nulla del ratio si pushava. Alla fine però veniva un ratio bellino Veniva un, una skill bellina Veniva un punteggio bellino Dalle 100 kill minimo Quindi Se voi f4 <ride> sempre se ci avete giocato Facevate dei risultati di merda In bf1 facevate dei risultati di merda Ora con questo bf5 Tutti sono buoni a uccidere Perché siete tutti fermi Shot in due colpi basta mirare prima E avere una, una, una fibra di quelle potenti Ma neanche Basta 100 mega ragazzi Ah, per me non è batte. Figlio. E ripetiamo ragazzi eh. un'ulteriore volta: non è freneticità il fatto di che bisogna sparare due colpi, non, è, non vuol dire essere frenetici, aggressivi, forti, significa essere facilitati. È un fight. Semplicemente quella dai sei stata furba. Ha detto ai giocatori di una, di una certa esperienza. Da, vabbè, ti mettiamo il rinculo così ti facciamo capire che più o meno il gioco è bilanciato e i giocatori nuovi, no, venite, Battlefield is, is gonna never be the same come il trailer, non sarà mai più lo stesso, venite, shottate con due colpi, non vi preoccupate, non vi... venite, camperatevi e vi fate le vostre kill. Poi vabbè, spammano qualche trailer basato sulla cooperazione che la gente non sa cooperare perché non sa giocare a Battlefield e soprattutto campera per via di sto time to kill Raga, questo è il gioco diciamo che hanno voluto impacchettarci che hanno bellamente rimandato per la paura di Black Ops 4 se, però battervi, se volete giocarlo perché noi ovviamente lo parliamo da un punto di vista competitivo poi dal punto di vista for fun è un Va gioco particolare da un punto di vista, vista non è che facciamo i, come dire, i pro della situazione, siamo un, un clan competitivo Vogliamo essere competitivi e in quanto tali il nostro desiderio è quello di avere un gioco bilanciato. Pur avendo una mira questo. migliore, pur avendo una mira migliore, esatto, muore lo esatto. stesso. Cioè, il proprio gioco Vabbè, ti dice: oh. Devi crefare in tutti i modi perché il babbone deve vincere. Eh, ma fa un culo, ma muori! Devi eh, morire per forza. Devi morire. Devi, devi morire per forza. Ecco, non è che muori perché. Colui che sta dall'altra parte ha le palle più grosse di te ed è più bravo a sparare, no, cioè devi morire per forza. Vabbè, io, sti concetti, non, 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 li, non li che Non li sarò vecchio. sarò una mentalità vecchia, bacata. Dite quello che volete. Ma no, no, James, per me non è. Guarda, io che ho cominciato la BF4, la penso esattamente come te. Sì. Perfetto. Secondo punto, ragazzi, fondamentale è che vincola troppo e sembra quasi un sistema. Creato appositamente affinché il giocatore che lo voglia mettere in atto muoia. Allora, sto parlando del rilascio del kit medico su BF1. Chi per chi ci ha giocato sa che il, i kit medici si possono lanciare: se ne possono lanciare a bizzeffe, 1, 2, 3, 4, quanti ne vuoi e soprattutto la velocità eh, di rilascio non è vincolata da un'animazione un troppo lunga. Vabbè, su BF5. Se tu stai correndo da punto A a punto B e vuoi curarti durante la corsa, tu devi fermarti. Cioè, non è che schiacci una volta la freccia direzionale, devi tenere premuto e questo tenere premuto poi non si può neanche applicare durante la corsa. Perché io ho un elitto, ho provato a mettere la croce direzionale destra in RB. Io ho provato, vabbè. Prima eh, mi dovevo fermare, tenere premuto, perché dovevo staccare il pollice dal, 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 di movimento per schiacciare la freccia direzionale. Quindi ho detto, a livello logico, sposto su RB, che tanto lo spot non serve più a un cazzo in questo gioco, allora mentre corro, magari eh, è vero che dovevo tenere premuto, però mi, mi, mi ricarica la vita. No! Devi fermarti per forza! Cioè, io sono morto una marea di volte... Solo perché mi sono messo, mi, eh, ho attivato l'animazione di ricarica della vita, nel momento diciamo sbagliato, poi in altri casi non sarebbe stato sbagliato, vabbè, però in quei casi lì, nei casi di BF5, mi ricaricavo, l'omino si fermava senza che io potessi andare a, a ripararmi oppure a consentire la ricarica, e venivo sciottato, come dice Piero, instant, subito venivo shottato subito è un vincolo, sembra il classico vincolo devi stare fermo per forza così i giocatori ti ammazzano, e queste cose non, non le capisco lo lasciamo, andiamo avanti ter terzo fattore anche questo proprio, barazzante. io direi anche eh, diciamo fondamentalmente ridicolo cioè la soppressione che hanno inserito ti offusca la vista non vedi e vieni shottato, cioè io avrei preferito una soppressione che limitava i miei colpi anziché la mia vista. Ma hanno messo una soppressione che ti offusca la vista, cioè non serve a un cazzo. Allora a sto punto toglietela questo dio. Quando mi sparano i, i, i cecchini soppressione. Quando mi sparano i bipodati dentro le case soppressione, quando mi sparano in 4-5, soppressione. Che cazzo! Almeno mettila per qualcosa di serio coerente col contesto di Battlefield e molti diranno ma voi che parlate di competitività cosa serve la, la soppressione? Vabbè, ragazzi ovviamente non è un aspetto competitivo la soppressione ma è un aspetto diciamo storico di rispetto al brand Battlefield invece vorrei introdurre Vabbè. scusa se ti rubo la parola di una cosa Vabbè. che mi fa arrabbiare come ho detto nel video precedente BF5 fa schifo cioè l'abilità Ragazzi, l'abilità, cioè, questa abilità delle armi le puoi potenziare. <ride> mi fa schifo. Ma proprio, ma ragazzi, una merda. Ma è vero che uno sono a rami. Schifo. Sono a rami. No, sono... aspettate, no, si va... Ah, your company, tutti... your company. Si fa un esempio. Medico, ok. Allora, <ride> oh, si va sull'arma, upgrade. Allora, ragazzi, ditemi su cosa... Questa... Ah, io children. metterò, metterò nel video pure questa schermata. Ah, allora, ditemi voi di questa merda. Costa... A me mi fa una grande merda. Mi fa uno schifo. Mi fare l'albero, de cugini, i fratelli, lo zio, come si chiama l'albero? Diamoci, dammi una cazzo di YouTube, quello. Familiare. C'è tutti i familiari, c'è tutti i parenti, no? Il nonno, lo zio, il fratello, il cugino, c'è una grande gerarchia di merda, mi sei. È proprio schifoso. Ma, ma che cazzo mi serve? A me mi fa le, letteralmente caldo perché l'arma deve essere un'arma uguale per tutti sì, potrebbe, potrebbero anche essere un aspetto positivo ma in linea diciamo più bilanciata perché cazzarola almeno dammeli tutti gli upgrade, io sono cumulativi li ho tutti e pace e magari me li scelgo o, o come come dici dici ma, so, io pace. li sblocco io li sblocco eh. li sblocco tutti io voglio questo Voglio il numero 2, voglio il numero 5. Che ne so, io li vedi scelti. Se sei vincolato a scegliere quelli, devi scegliere per forza quelli. Devi scegliere per forza quel ramo, se no gli altri non puoi averli. Ora tocca a me, ragazzi. E ora inizia il vero flame alla su 99, del tipo incazzato. Incazzato, <ride> e ora si incomincia con il video. Cioè, questa è la parte fondamentale di questo video perché il primo fate finta di ora, ora inizia il video. Ora inizia il video. C'è il fate... vero video, ragazzi. Sì, fate no? finta che taglierò la parte di James Lux No che parla, già, bla bla bla, bla. PC, parlerà per un'ora. Mettetevi davanti al PC, fissati, le manine pronte. Ecco, sì sì sì, no, fate finta che ora taglio la parte di James Lux parla per un'ora e metto solamente la mia. Ecco il video. Allora, allora cari mia, eh... cari miei follower, eh... come cazzo vi chiamate non lo so, vabbè. Aether, più che altro Aether, se no di Hey, madonna flippati su Battlefield 5. Eh, Battlefield 5 è bellissimo, gioco. allora sentitemi. Io Battlefield 5 l'ho disinstallato e ci metterò le fotote. Come avevo fatto le foto, l'avevo disinstallato. E io ci metto le foto. Io Battlefield 5 l'ho disinstallato, anzi l'avevo. L'ho reinstallato ultimamente perché James Lux e altri membri del clan mi hanno convinto, tra virgolette, di riprovare insomma, rigiocare insieme anche perché i membri del mio team erano e tutti ti abbiamo invitato F noi. si sì, certo. era tutti su BF5, Ho detto vabbè, ragazzi, proviamo, riproviamo, facciamo qualcosa. Tu l'avevi pure disinstallato. Sì, sì, la io l'avevo ragazzi. avevo disinstallato, avevo mandato le foto nel gruppo di Ordie James. Però ma ve sì, sì, sì. dai, su risciociniamo. hai una beta, Dopo 10 minuti, eh? Sì, sì. Dopo 10 minuti, non un'ora. Guarda, si riscaria. Sense. Dai, riproviamo qualcosa per l'amor del cielo. Dai, ho detto: su, riscariamo, ma non ho subito dopo qualche altro giorno. Cioè passato nel mente passato, nemmeno sarà passati tre giorni. Il quarto giorno l'ho riscarato. Mm. Quindi non vi venite a dire che sono falso, né bugiardo, brutto e cattivo, ho messo al vino. Allora, già a questo punto <coughs> l'abbiamo sistemato. Ora. Se io dico, diciamo, delle. Non lo so delle le mie idee riguardo a questo gioco BF5 non è che mi ci deve venire il later se flippo di BF e di mi dice no ma te hai torto che poi non è che mi dice hai torto su questo fattore perché per me va bene e magari specifica anche un motivo concreto no eh ma te fa l'informatore? Perché non sei l'arma? Ora, perché non mi veniva in quel cazzo momento il nome dell'arma? Uno va a, pre a prendere il primo nell'uovo. Va bene, ci sta, bravo, complimenti. Almeno hai ascoltato il video, hai visto il video fino a quel punto lì. Ti do un applauso, mi ha dato la visualizzazione. Almeno qualche, un minuto l'hai visto il cazzo di video. Cioè, almeno lì, cazzo, bravo. Che ti posso dire, però non andare a prendere il primo figlio, figliolo. Vai a analizzare un concetto come il tempo to heal, come le abilità, come la skill, com come i veicoli, so come tutti gli altri punti che ho introdotto. Sono 10 punti. Se mi vai a prendere una cosa che non c'entra una beata minchia, quindi figliolo, dato un po' una guardatina in testa e di. Ma io, che cazzo ho scritto? Ma poi, ragazzi, dei commenti al di fuori dell'umanità, a ah, uno mi viene a dire che io non so parlare, io non so scrivere. Io sono un terrone e questo qui, ragazzi, ha fatto un errore grammaticale da prendere la schiaffa e buttarlo in, in prima elementare. Ma, ma, ma che si può? Vai a scuola con A, a la, la scritta HA, come avere, vai a avere scuola. Ma prendete un conto, il livello <ride> che c'è nei commenti: 60 commenti. Minimo 50 commenti sono tutti da bimbi minchia, tutti rosiconi, tutta gente ha fatto negativo, tutta gente terrona che non sa manco scrivere. Santo cielo, non sa neanche scrivere. E mi venite a criticare perché ho sbagliato il nome di un'arma. Cioè, ragazzi. Il video non è che si basa sull'arma ragazzi, ragazzi, è un gioco. Eh. È un eh, gioco, vai. ragazzi. Se voi vi prendete questo gioco come fosse la vita reale. Se fate così per strada, avete dei problemi. Ma nemma mai io io, ma che botta ci avevo? un mondo democratico, ognuno dice la sua. Se la cosa che si dice è una grandissima puttanata, parla già da sé. Non c'è bisogno di fare sentenze dietro una tastiera. Sì, ragazzi. è arrivato e come aveva detto per... uno. Sono. No, no, ma Fuso, che eh. cazzo aveva detto? Sono. Eh... <ride> Madonna, non mi viene in mente. Insomma, aveva detto ero. Porca, Nostradamus, io sono Nostradamus perché prevedi il futuro, no bimbo, la beta, la beta perché, è già così, il gioco, eh? cioè e non è che tu tanto. fa poco, aggiorni poco, cioè... Eh, poi aspetta, ragazzi, io, io devo precisare questo, questo figliolo, sì. il messia, la finisce Santa Crica, poi che non si legge il nome, quanto sei abete, povero figliolo, cioè no abete, abete... Eh. Cioè, io sono un albero. Io, io, <ride> in pratica, vi do l'ossigeno per respirare. Quindi, se voi mi utilizzate, mi è anche il meno, anche il meno. Cioè, io non lo so, ma quanto sei avete? Cioè. <ride> Com'è quello di striscia la notizia che alla fine degli spot? Eh, Gianluca, abete. Ciao, ragazzi. <ride> che buffone <ride> che sei! Prima dici che ha disinstallato il gioco e poi ci stai giocando in questo momento. Ma che schifo. Asco ascoltate questo tizio, asco Cioè Io non lo so, Io ragazzi, boh. Tra poco esce Blop vai pure a giocare lì. Ciao, buon game. Non è che anche questo, eh, questo figlioletto qua. Va... Ma, questo non ha tutti i torti. Questo figliolo qua, ma nemma Sì, ok. È cioè io, ragazzi, infatti ho eh. commentato e gli ho scritto, gli <ride> ho fatto una risposta e gli ho scritto: guarda, provare non nuoce Quasi quasi voglio provare Blobs 4 e me lo do un'impressione anche lì. Tanto è inutile basarsi solamente su Battlefield, Ormai si gioca a, -A Cod, si gioca a Battefi, si gioca a Fortnite a tutti gli altri giochi. Vabbè, niente. Ma li, ma li avrebbero fatto un culo eh sì decisamente da, da, da questa impressione della beta sì decisamente nulla, io direi di concludere il video qua come ho detto prima lasciate un like un dislike, commentate tutto in maniera civile e rispettosa per per me è rispettoso anche per James Lux. Le due persone stanno qua a perdere una della loro vita a registrare e ah, a montare. Comunque, se Vabbè, comunque bisogna non essere, non essere farlo rispettosi, farlo. perché io non è che vado nel canale di tizio a dirgli che sei un figlio di puttana. No. Ricorda di cliccare, come dicono tutti gli youtubers: il tasto mi piace se vi è piaciuto il video. La condividerlo iscrivetevi. Insomma, fate quello che volete, ragazzi. Fate quello che volete. Seguiteci perché arriveranno delle chicche interessanti.